Ok, stiamo andando giù per la scogliera perché sotto la casa della cava ci dovrebbe essere una grande infrastruttura militare. Adesso andiamo a vedere da che parte sono scesi. Secondo me sono scesi di qua. Chiaramente qua siamo fuori da tutti i percorsi turistici, eh? Sì, dobbiamo andare giù di qua. Occhio alle uova, perché da tutte le parti c'è uova e nidi. Occhio che ci sono lì. E poi c'è uno totalmente aggressivo che... Uova, nidi e gabbiani arrabbiati. Aspettavamo rinforzi. Ma ne hai visto uova in giro? Sì, no, sì. Se vai giù di là ci sono i piccoli con le uova. I e piccoli? Sono proprio piccoli, sono due piccoli. Ma se ci sono i piccoli, cosa che li vado a vedere? Ho di sotto, sono subito lì. Allora. Allora, un attimino, voglio solamente andare a vedere. Sì, sì, perché sarà. C'è una galleria qua. Sì, ma sono finita lì. Aspetta, ferma, sono qua sotto. Qua, sopra la mamma. Ah, vedo l'uovo. Sono i piccoli prima. Ecco, vedi, piccolo. Sì, 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 è proprio piccolo piccolo. Allora. Facciamo due. Calma! Calma! Allora, questa qua è una cava, eh. Hanno estratto del materiale, qua sotto c'è un'altra cava. Vieni che andiamo a vedere il piccolo. Passa largo, perché sennò gli buttiamo sopra le... Dobbiamo fare veloci, perché lo vedi lì quel pelo culoso? Quel culo peloso? Culo peloso, uovo da schiude. Culo peloso, e ce n'è uno anche di là. Sì, andiamo via adesso. Trovo qui l'altro. Un altro culo peloso. Andiamo via, poverino. Andiamo via, dai, sì che andiamo via. Eccolo qua l'uovo. Eccolo qui l'uovo che ha generato questa meraviglia. Andiamo via, sì, andiamo via. Ok, un'altra. E là. Chiama un po' la banda che c'è una galleria qua. C'è una galleria profonda qui. Do una semi-occhiata, ma sì, sì, galleria molto profonda. Ok ragazzi, approntiamo le luci, se i gabbiani non ci... Ma lascialo stare, ti prego, ti scongiuro, dai. Qui, a questo punto della cava, andiamo a vedere, perché qui non so dove finisce la cava e cominciano le postazioni militari. C'è stato un rimescolamento. Guardate quella puleggia lì. Guardate quella puleggia lì che viene da sopra, dalla cava, dalla casa della cava. Diamo un'occhiata qui. Qui c'è ancora un pezzo di binario molto bello da vedere. Eccolo, un pezzo di binario a scartamento ridotto, di quelli smontabili con le viti che potevano avanzare. Cosa c'è sempre? Siamo andati via. I gabbiani sono molto arrabbiati. Ok, andiamo avanti. Ma questi ci inseguono? No, puntano avanti perché ci pensano loro. Fanno un po'. Ma adesso fanno un po' di scena, ragazzi. Non è che... Fanno un po' di scena, sì. Sì. C'è partito quello di prima. Sì, perché c'è la... Ok, allora, grande galleria. Guardate il soffitto. Che meraviglia. Hanno avuto la fortuna di trovare un lastrone unico che gli ha consentito di interrompere lo scavo. A strati. Però là c'è qualcosa che non va. Là c'è una costruzione artificiale. Qui c'è un altro sbocco dalla cava. Però questa potrebbe essere un alloggiamento di... Guarda un po', un pezzo di una teleferica di nuovo. Sì. C'è le due taglie, le due pulegge. C'è le due pulegge, sotto ci sono i ganci per attaccare il peso. Qua c'è una ruota di un carrello. Un triturato qualcosa? Un trituratore, sì, questo qui è un trituratore di materiali. Li fanno ancora adesso questi. Sono curioso di andare a vedere là. Qua ci sono parti meccaniche di nuovo. Questo, un peso incredibile di un ruotismo. Diamo un'occhiata qua dentro. Qua dentro c'è la stolla, eh.
Abbiamo guardato poi se c'è qualche scritta qui. Stavo guardando. Qua c'è andato fuoco. C'è anche parti di impianto elettrico. Ma qua ci vivevano, sicuramente è il posto dove mangiavano, vivevano. Tipo un ricovero, sì. Mamma mia, che anche quella. Non so se era una. Tutte parti meccaniche, tutte. Ma la quantità di cacca di. Guardate un po'. Di cacca di pecora o di capretta, guardate, no, di capretta, guardate quanta ce n'è. Parliamo di 20 centimetri. Come si suol dire, siamo nella cacca? Noi siamo nella cacca. Anche qua sopra riescono ad andare questi animali fantastici. Molto bello quel. Allora, mi sembra di capire che qua ci fosse una scala, a giudicare da questo scasso. C'era forse una scala e lì sopra c'era una piccola dépendance. C'è un mucchio di tiranti per mamma mia, queste, ma hai visto queste carrucole qua? Cioè, un'enormità. Queste tenevano un peso? Madonna, ma una, guarda, due. Madonna. Quello è un pezzo di ingranaggio. Di nuovo un pezzo di ingranaggio. E anche qua sono conficcate lì nel muro, chissà che cosa c'era qui. Questa è una seduta, vedi, una seduta? Sì. Ma ci viveva con la gente, comunque c'è asciutto, è un posto asciutto. È secco, guarda un po' di fatto la cacca come è secco. È asciutto, qui c'è una mensolina, forse loro armadio. E qua ci vivevano. Sì, sì, assolutamente. Ma l'umidità è zero, praticamente si vive bene qua. Anche ok. L'ingegno dell'uomo ha fatto sì che hanno sì scavato nel monte, ma hanno lasciato queste mandate che sostengono la volta, vedete? Qua c'è un'altra galleria, attenzione alla testa lì. Allora, quelli sono di nuovo tiranti per una carrucola, sono di nuovo tiranti, ma mia, eccoli qua, tutto spiegato. All'interno di questa forcella c'era la ruota col cavo dove veniva applicata la forza dall'altra parte per poter tirare su dei pesi, dei grandi pesi. Questo è il cavo, guardate un po', guardate che cavi che si usavano. Questa è una finestra sull'inferno, guardate un po' là. Adesso poi andiamo là a vedere, nella cava. Dobbiamo andare là assolutamente, dai, facciamo il giro. Guardavo lì cosa c'è di nuovo, pezzi di cavo, dai, andiamo a vedere. Questa Evano, il famoso marmo denominato Portoro, eccolo lì. Adesso non si vede che è asciutto, ma da bagnato è completamente nero con delle striature dorate, meraviglioso. Andiamo giù, dai. Ok, siamo sempre nelle cave. Vediamo un sacco di cose, un'altra costruzione dei macchinari che sporgono lassù, che ormai sono stati colonizzati dai gabbiani. C'è un'altra postazione umana là, con dei macchinari che sporgono. Andiamo dentro, dai, andiamo dentro le cave qui, perché siamo venuti a cercare una cosa e ne abbiamo trovato un'altra. Ma cosa c'è? Va bene, ma fanno un po' di... Guarda un po' che liscia quella pietra lì, come l'hanno tagliata liscia. Ma qua ci sono quelli notturni, eh. Ci sono i falchi notturni qua dentro. Ecco, qui lo vedi bene. Si vede bene lassù, in quella pietra lassù. Sì, vero. Allora, per terra, guardate un attimino cosa vediamo di nuovo. Rimasugli di macchinari, rinvii, carrucole e cavi, sempre tiranti. Guardate lì di nuovo cavi, poi per poter tirare questi enormi massi avevano bisogno di punti di ancoraggio e li vediamo lì, ci sono degli anelli conficcati nel terreno, come lassù. Addentriamoci dentro, tanto attiverò le luci. La grandezza qua è
la fa da padrone. Guardate che spazi, che posti. Prima eravamo là, da quella finestra là, sulla cava. Adesso io guardo anche un attimino dove metto i piedi. Allora, qua abbiamo un cimitero di binarietti. Cimitero di binarietti e cavi, fasci di cavi che sono stati lasciati qui. Qui c'è ancora un po' di struttura ferroviaria che va giù, ribaltata, una carrucola. Guardate qua, qua si vede proprio bene il funzionamento delle carrucole. Vedete, facevano un foro nella roccia, poi... Ma un momento. Ho detto un'eresia. Non servivano per il trainamento, ma per il taglio. Vedete questa piccola asola che c'è qua? Qua dentro veniva messa il cavo. Veniva messo il cavo, quello che scorrendo tagliava i lastroni. Venivano tagliati già con questa tecnica qua, quella dello scorrimento del cavo. Cioè il cavo scorreva qua, andava, veniva intercettato in un punto X là, un'altra carrucola, e veniva tipo una corda che passa e tagliava a fette la roccia. Pensavo che fosse un rivio da carrucola, invece veniva utilizzato quel sistema dei cavi diamantati, anche qua, come a Carrara. Stesso sistema. Peccato che non ho portato le megaluci. Se hai le megaluci, vieni un po' qua, fammi un po' luce, che la mia sta morendo. Non pensavo di avere bisogno di... Guardavo se è rimasto ancora uno di quei cavi da taglio, molto sottili. Ma non lo vedo, ci sono solo quei cavoni grossi che servono per il trascinamento. Ma cavi da taglio, è difficile trovarli quelli perché sono molto costosi. Sono molto costosi e se li saranno portati via. Ok, io spero che si veda qualcosa con questa debole luce. Siamo sempre all'interno della cava, eh. Ce n'hai luci che io sono senza? Cambio modalità, metto un'altra modalità. Ho cambiato luci un pochettino meglio. Sinceramente non eravamo preparati a questo tipo di escursione così in profondità. Pensavamo di andare in zone più o meno illuminate, nei bunker, quelli sulla spiaggia. Vedete questi tagli qua? Venivano effettuati con questo sistema qua dei cavi diamantati che venivano fatti scorrere in quelle pulegge a gola sottile. Che io prima ho confuso invece con... Senti che aria che viene. Io adesso vado lassù a vedere dove si va. Quest'aria qua è aria di mare. Aria di mare mi fa ben sperare. Ok, saliamo, andiamo a vedere. Venite a vedere perché c'è una meraviglia qua. C'è una sorta di buco nel monte. Non so se sia naturale, se si sia creato in modo naturale, che lo abbiano fatto come respiro per portare via la polvere delle lavorazioni. Può anche darsi che lo abbiano fatto per portare via la polvere delle lavorazioni. Ma è una cosa incredibile. Sempre parti metalliche che venivano utilizzate, parti di rotaie, dei trenini, e lì si cominciano a vedere le prime formazioni calcaree naturali. Le vedete lì? Non so se riesco a inquadrarvele, le prime concrezioni. Eccola lì, lì si vedono bene le prime concrezioni. E un grande buco, una grande scoperta, una meraviglia della natura. Vabbè, l'esplorazione dentro la miniera la concludiamo qua, andiamo a cercarne un'altra.